qual è il segreto per pulire un'acciuga perfettamente? Allora, il segreto per pulire un'acciuga è: bisogna schiacciare sulla testa pollice e indice. Questo è un solario. Schiacciare, poi invece di tirare in giù va tenuto con le altre, l'altro pollice e indice nella bocca dell'acciuga e tirare così. Voilà. E deve rimanere questa bocca. È importante questa procedura. Perché è importante questa procedura? Perché questo beccuccio qua aiuta al sale a non mangiarsi l'acciuga, perché è il calo duro dalla testa. Se uno adesso fa così, mi sente che viene. E questo evita che il sale mangi l'acciuga. Poi, dopo che uno ha fatto questa operazione, va messa nel sale una bacinella, un contenitore, nel sale. Si possono lasciare 7-8 ore, dal mattino alla sera. Diciamo che uno poi alla sera non c'ha voglia, può anche farle il giorno dopo. Non è necessario metterle subito, però è necessario farlo, perché danno via tutta l'acqua, perché questo, essendo pesce azzurro, per mantenerlo va ghiacciato tanto. Allora, ghiacciandolo, il pesce assorbe l'acqua del ghiaccio e il sangue. Infatti voi, se dopo aver fatto questa qua vedete che la bacinella si riempirà di sangue, cioè acqua e sangue. Dopo aver fatto così, e adesso poi questo non possiamo farlo perché non possiamo aspettare 7-8 ore, dobbiamo fare la seconda cosa importantissima per me. Poi c'è chi dice di no, per me sì, è il sale. Il sale, ci vuole sale marino a grana media, è questo qua. Questo è il sale ideale per salare. Io metto abbondante sale sotto il vaso. Sotto il vaso ci metto 2 pugni di sale. Accomodatevi, vi prego, che c'è spazio. Poi inizio a salarle e le metto testa e coda. Allora, inizio con la prima, con la schiena al vaso, e inizio a fare, continuo a dare cosa, schiena con pancia, testa e coda, schiena con pancia, finché non finisco la fila. L'ultima la rimetto di nuovo con la schiena al vetro. In questo momento qua nel figlio, io vado a occhio, un pugno di sale così e lo spanico, ma non più di questo. E col vaso, fino al, ecco, non è pieno. Quando è pieno, allora sopra ci metto di nuovo abbondante sale e il vaso andrebbe messo in un recipiente, perché dà ancora dell'acqua. Sopra ci va messo l'albanella il coperto di plastica o di vetro, secondo come uno ha la fortuna di vetro, e ci andrebbe l'ideale. Io ci metto un bottiglione da 2 litri d'acqua, l'acciuga in quella posizione lì deve rimanere almeno 40 giorni, dai 40 ai 50 giorni l'acciuga è pronta a mangiare.